intanto la soddisfazione neanche glielo chiedo, c'è evidentemente, fino a che punto c'è? È un risultato straordinario, quindi sono soddisfattissima, sono onorata, sono orgogliosa e sento un grande senso di responsabilità, quindi ma siamo tutti molto felici perché è una vittoria non mia ma della squadra e del lavoro fatto in questi 10 anni, del sindaco Antonio Luciani e di tutta la squadra che ha creduto in me e nel mio progetto. Quindi è un lavoro di squadra, andremo avanti tutti insieme per costruire il futuro di Francavilla. Ho sentito poco fa il Roberto Angelucci, lo sfidante, il quale ha detto di averla già chiamata per congratularsi. Intanto è vero che verifichiamo? Sì, sì, è stato il primo a chiamarmi, quindi lo saluto, lo ringrazio e speriamo che si distendano, insomma, che il clima diventi più disteso e lavoreremo sicuramente per la città, insomma. Ecco, forse una campagna elettorale non proprio contraddistinta da grande fair play, perché non ve le siete risparmiate, ve le siete, insomma, dette tutte. Adesso è il momento un po' di rinfoderare le armi e passare alla diplomazia, o no? Ma assolutamente sì, io caratterialmente sono una persona che aggrega, che media, quindi sono molto dedita all'ascolto, questo è il mio obiettivo, non voglio essere divisiva, voglio lavorare per la città, sono la prima donna sindaco nella storia di Francavilla, anche questo probabilmente potrà essere un motivo per il quale potrò appunto essere più aggregante, più insomma mediatrice, quindi quando ho già detto, quando una donna avanza per tutte le donne, per me è un grande orgoglio, un grande onore e anche una grande responsabilità, mi metterò subito al lavoro. Nella sua compagine ci sono diverse liste, c'è il Partito Democratico, ma ci sono liste civiche, lei ha detto più volte in realtà io rappresento più l'aspetto civico, non solo il Partito Democratico, ma insomma ho portato voti anche dalle liste civiche e anzi più voti delle liste proprio sulla mia persona. Quindi le chiedo, la componente più strettamente politica e più strettamente del PD, che parte avrà in una composizione anche della Giunta? Ma avrà un ruolo determinante perché anche il Partito Democratico ha avuto un grande risultato, quindi sicuramente terremo conto dei risultati e dei voti espressi dai cittadini e comporremo la squadra. Io sono onorata di essere sostenuta dal Partito Democratico, da Francavilla in Azione, ci sono altre 3 liste civiche che sono andate molto bene, quindi insomma sicuramente io credo che una squadra fatta da civismo e partiti sia una squadra che funzioni, perché ci si confronta, si discute, ma poi si sceglie sempre il meglio per la città. Poco fa abbiamo fatto delle interviste anche nelle contrade, ho sentito anche una coppia che aveva appena votato e che diceva speriamo che siamo venuti a votare, così come gran parte dei cittadini, per far pesare di più il voto delle contrade. L'aspetto delle contrade è stato caratterizzante nella sua campagna elettorale, perché lei ha ammesso di aver capito che lì c'era ancora da fare un gran lavoro dopo averlo fatto per il centro cittadino, e quindi forse lo hanno capito quel messaggio? Credo di sì, perché non conosco i risultati di oggi, ma almeno nella prima tornata diciamo ho vinto in 21 sezioni su 22, quindi anche nelle contrade sono stata premiata, vuol dire che anche laddove si sono lamentati di qualcosa, insomma qualche carenza da parte di queste strade, manutenzione, servizi, piccole cose, hanno capito però insomma che questa era un'amministrazione che ha lavorato bene per la città e hanno creduto nel mio impegno, quello di ripartire dalle zone meno periferiche, perché voglio che tutti i cittadini delle contrade, delle zone centrali si sentano appartenenti, parte di un'unica comunità. Questo è il mio obiettivo e lavorerò da subito per questo.